Prego, Lucia. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Io mi auguro che online ci siano parecchie persone, anche per noi del comunista di Sora. Una sorta di prosecuzione alla giornata internazionale della donna. Cioè, ci auguriamo questa iniziativa ha suscitato interesse, anche perché abbiamo chiesto a due autrici di spessore, quali sono Dacia Maraini e Chiara Valentini, di parlarci delle donne attraverso due autrici, tra l'altro, che rappresentano davvero la storia del movimento femminista e che nella prima parte del libro ci parlano proprio delle conquiste, fanno un excursus storico-politico su quelle che sono le conquiste e la condizione attuale della donna, quantomeno. Cioè, diciamo che è un po' uno stato dell'arte quello che ci viene descritto, partire per superare la discriminazione di genere in toto. Però vengono presentate delle figure, donne, caratterizzate dal coraggio, che sono riuscite a infrangere i muri del pregiudizio, della misoginia della loro epoca, perché si tratta di donne che hanno come dire, presenti in varie epoche, e comunque, al di là adesso del libro in sé, io voglio che per noi ragazzi degli anni 60 sono state davvero molto, molto importanti. Sono riuscite a farci superare, almeno a me, per figli interiori provocati anche da famiglie maschiliste, bigotte, e sono riuscite a farcele contestualizzare attraverso le loro ricerche, le loro riflessioni, e a renderle poi col tempo queste paure solo anelli di fumo. Comunque, il mio compito qui è un compito un po' particolare, perché alle donne che vengono presentate nel libro, noi abbiamo deciso di aggiungerne altre due. Perché parlare di donne non è mai troppo, cercherò di essere breve. Si tratta di due donne contemporanee, due donne che rappresentano comunque il coraggio, l'intelligenza, la determinazione e la voglia di riscatto. La prima di queste donne è Aghitu Hideo Gudeta. Sappiamo di Aghitu che purtroppo è morta assassinata per femminicidio il 28 dicembre 2020 da un suo dipendente, da una persona che lei aveva assunto come custode della sua azienda agricola. Ma non vogliamo parlare di questo, ci vorrebbe un capitolo a parte sul femminicidio. Vogliamo parlare di Aghitu che viene dall'Etiopia. Anni a Trento si iscrive alla facoltà di sociologia e ottiene la laurea con una tesi sulle economie rurali dei paesi in via di sviluppo, il che la dice lunga su questa donna che già è consapevole di come non può esserci un unico modello di sviluppo quale quello occidentale. Torna in Etiopia e segue un progetto di cooperazione con la tribù dei Boran, tribù nomade, che vive allevando capre e cammelli. Però nel 2010 è costretta a fuggire dall'Etiopia perché ha affiancato i contadini nella battaglia del land grabbing, ovvero contro la razzia delle terre fatte dallo Stato, che se ne appropria, ne diventa proprietario e le dà in affitto alle multinazionali,
che le sfrutteranno con monocolture intensive del tutto inappropriate a quei territori. Addito fuggita perché inquisita e minacciata, tra l'altro le sue battaglie sono assolutamente tutte pacifiche. Torna a Trento e ottiene lo status di rifugiata. Il suo sogno è quello di realizzare un'impresa agricola e fa per anni la barista cercando di racimolare tutto quanto era possibile e gli viene offerta l'occasione di realizzare il suo sogno dalla provincia di Trento e da un'associazione che si chiama La Capra Pizzata Mochena. Perché stanno cercando degli allevatori disposti a custodire i pochi capi rimasti di questa capra che è in via di estinzione. Aghito si propone e ottiene l'affidamento, la custodia di un'ottantina di capi e 11 ettari su cui per sistemarle, diciamo, e mette su questa azienda agricola che lei chiama La Capra Felice. Questo è un aspetto molto interessante. Perché Aghito, che diventa velocemente molto popolare, un simbolo di imprenditoria sostenibile, perché produce derivati del latte delle capre che sono assolutamente biologici e certificati, e di recupero dell'ambiente, perché porta le capre direttamente sui pali nelle montagne della Valle dei Mocheni. E tra l'altro ha un'amorevolezza, una cura delle capre davvero straordinarie. Lei dà il nome una per una alle capre. Sono considerate quindi un valore, non un mezzo di sfruttamento per la produzione. E ne ha amorevolezza, cura e diventa, dicevo dunque, popolare. Spesso viene chiamata in trasmissioni televisive di settore per parlare di questa sua esperienza e nel 2020 riceve la bandiera verde da parte di Legambiente proprio per imprenditoria sostenibile, per recupero e valorizzazione del territorio e per un esempio di integrazione assolutamente ben riuscita. Ecco, a me piaceva parlare di lei, che spero resti a lungo non solo nei nostri cuori, ma che in qualche modo sia anche lei una protagonista della nostra storia. Voglio terminare il suo avvio con una dedica che le è stata fatta dalla scrittrice catanese Giovanna Anastasia. Cara Ghito, tu hai vinto. La tua non è la vittoria dei forti che con superbia e arroganza si impongono al prossimo. La tua è la vittoria che nasce dalle crepe, dalla fragilità, cioè dall'umano. E ne hai fatto un trionfo mite, solidale e compassionevole. Possa questo tuo soffio rimanere con noi. L'altra donna di cui intendiamo parlare è vivente, è molto giovane, oggi ha 32 anni e vive in Arabia Saudita. Essendo una donna molto giovane, ha una certa dimestichezza con i social, che tra l'altro utilizza anche a sostegno delle campagne delle donne dell'Arabia Saudita. Nel 2014 twitta ai suoi oltre 200.000 follower questa sua idea, questa sua iniziativa, che è quella di attraversare il confine dagli Emirati Arabi, dove lei ha ottenuto la patente di guida, per entrare in Arabia Saudita con l'automobile, e all'epoca assolutamente era vietato alle donne di guidare. Viene arrestata e passa 73 giorni in carcere, ma questo non la destabilizza. Nel 2015 il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman concede il voto alle donne e Aghito, scusate, Lui Chen si presenta, si candida. La sua candidatura viene accettata obbligatoriamente, però stranamente il giorno delle votazioni non c'è nell'elenco dei candidati. Ma ripeto, lei è una donna coraggiosa e tra l'altro irriducibile. Nel 2017 organizza una campagna che si chiama Woman to Drive,
proprio per il superamento del divieto delle donne alla guida dell'automobile, e fa davvero un'impresa enorme, aiutata ovviamente dalle sue compagne di lotta, quella di postare di continuo video e immagini di donne alla guida di automobili. La pressione, diciamo, mediatica che questo produce induce il principe saudita a concedere a giugno del 2018 il diritto di guida alle donne saudite. Ma Luigene è andata oltre, ha preso contatti con donne americane per farsi sostenere nella sua battaglia contro la legge del tutoraggio, ovvero sia quell'obbligo per le donne, se vogliono uscire di casa, se vogliono spostarsi, allontanarsi, muoversi, di chiedere autorizzazione a un qualche uomo della famiglia. E diventa scomoda Eugène, viene di nuovo arrestata con delle accuse davvero molto gravi, quella di aver passato informazioni a stati stranieri nemici del Regno Saudita, quello di aver preso contatti con diplomatici, con giornalisti, parlando ovviamente contro il Regno. Viene arrestata e purtroppo non ha né la tutela di un legale né può contattare la sua famiglia. Queste accuse producono una condanna da parte del Tribunale contro il terrorismo di 5 anni e 8 mesi. Lei in carcere viene picchiata, torturata, le fanno l'elettroshock e subisce anche abusi sessuali, ma non può parlarne perché non ha questa possibilità di comunicare con l'esterno. A un certo punto Eugène, nell'ottobre del 2020, spossata da questa situazione, decide di iniziare lo sciopero della fame. Questa sua storia viene intercettata da Amnesty International, che fa davvero una campagna grandiosa per la sua liberazione. E il 12 febbraio del 2021 Eugène viene scarcerata, molto probabilmente perché il re saudita voleva, come dire, impressionare il nuovo presidente degli Stati Uniti, Biden. E quindi viene scarcerata, ma questo non vuol dire liberata, nel senso che torna a casa, non può uscire dal paese, non può avere contatto se non con la famiglia, e quindi vive in una condizione comunque di restrizione. Noi da un lato siamo un poco preoccupati perché sappiamo che nel Regno Saudita c'è questo modo ambivalente, nel senso che da un lato il principe mostra questa, come dire, di voler affermare i diritti umani, di voler superare questa condizione nel suo paese, nello stesso tempo poi uccide gli oppositori politici, e lo sappiamo perché abbiamo tra l'altro l'esempio di Jamal Khashoggi, che nel 2017 entra nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul per prendere dei documenti che gli servivano per recuperarli, e da lì non esce più. E sebbene il Regno Saudita sostenga che in realtà è uscito con le sue gambe da una porta posteriore, non c'è nessuna telecamera che lo abbia registrato in qualche modo. Ecco, noi abbiamo voluto parlare di queste due donne anche perché siamo convinte che la battaglia per la liberazione e per consentire a tutte le donne di vivere la vita che a loro piace debba essere globale, ognuna sicuramente partendo dalle condizioni del proprio paese, ma necessita di una sorellanza che impedisca a ogni
cioè impedisca un residuo di patriarcato dovunque sia, quindi una sorellanza, una battaglia che ci veda unite, tutte, non una di meno. Do la parola.